La legge 388 del 2000 dello Stato italiano permette di percepire un assegno sociale anche a stranieri che abbiano compiuto 65 anni e 3 mesi, in modo da poter raggiungere i propri familiari in Italia. Con questo stratagemma, 25 immigrati prendevano sussidi per genitori che poi tornavano in patria. Ma fortunatamente sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza. I nostri finanzieri della tenenza di Camerino hanno osservato dei soggetti stracomunitari, erano di nazionalità albanese, che bivaccavano nella zona di Castelremondo davanti a alcuni bar, giocando alle macchinette. Abbiamo visto che redditi effettivamente percepivano, erano redditi esigui. Poi abbiamo visto che il loro tenore di vita non era proprio così modesto, quindi abbiamo fatto degli accertamenti e abbiamo visto che andavano a percepire una pensione, che erano assegni sociali si chiama, per tutti, entrambi i genitori. Però entrambi i genitori non stavano in effetti in Italia come dovevano stare e quindi erano tornati tranquillamente nel loro paese. Però che è successo? Che avevano fatto dei conti correnti con intestati e la pensione andava a finire sul conto che riscuoteva tranquillamente il figlio. Su 50 posizioni, 50% risultato irregolare. La situazione rilevata è stata immediatamente segnalata alla direzione provinciale dell'INPS di Macerata per le conseguenti azioni di revoca o sospensione del sussidio. La truffa ammonta a circa 200.000 euro, possono essere tra gli anni 2007 e 2013. È importante dire che ovviamente l'impegno dello Stato in pagare questi assegni sociali è quello di garantire un mancato disagio, quindi per non mandare ancora più a disagio delle situazioni familiari e ovviamente di immigrati che non hanno possibilità di lavorare in maniera piena nel nostro territorio. Se voi pensate però che i due coniugi, marito e moglie, chiamavano presso le proprie abitazioni sia i propri genitori, genitori del marito e genitori della moglie, vi rendete conto che da 400 euro di un singolo soggetto cominciano a diventare più di 1.600 euro che vengono presi ogni mese indebitamente. L'operazione conferma l'importante ruolo della Guardia di Finanza nel controllo della spesa pubblica ed appare evidente la necessità di estendere questo tipo di controlli, visto quanto accertato in una piccola realtà dell'entroterra maceratese.